macchina semiautomatica, nel senso che ha un braccio che trasporta il pannello con le varie forme e ha tre modi di lavorare. Quella manuale, praticamente decido io quando tagliare. Poi c'è l'opzione laser on, faccio un laser che mi rileva il bordo del pannello. Io praticamente attacco il mio pannello e finché lui non vede il pannello, che c'è una misura che io posso regolare, non taglia. Poi quando lui rileva il pannello viene giunto insieme. Se non è perfettamente vicino, posso regolarlo qua con un numero, avvicinare o allontanare il bordo. Poi abbiamo sviluppato la funzione Laser Smart. Praticamente Laser Smart fa entrare il laser in funzione soltanto 200 mm prima della fine del perimetro del pannello che io ho impostato. Cioè, se il pannello è 2000, il laser comincia a funzionare a quota 1800. E questo si evita praticamente perché il laser è molto vicino al pannello, perché i bordi, non è che possiamo mettere bordi di 4 mm, 4 cm. Il pannello a volte il laser legge impurità e taglia un po' prima. Con questa funzione si evita tutta questa cosa. E diventa continuo tutto. Sì. È sempre tutto continuo. Io col laser aggancio e il mio pannello va da solo. Questo taglia anche quello che è sopra o viene tagliato con un'altra macchina? Perché è un... Con questa macchina. Con praticamente questo. Io qua incollo e taglio il bordo e faccio la giunzione. Di là io rifilo il bordo. Ho capito. Tutte le forme particolari che sono possibili da fare in questa maniera. Ho capito. E l'opzione praticamente della c'è anche l'opzione della colla turbo. Poi si può anche con colore tanico. Cambiare il sistema colla, letteralmente sostituirlo con quello da noi sviluppato un paio d'anni fa ormai, perciò è una macchina ormai collaudata e funzionante. Ci sono anche grandi aziende, noi abbiamo piccoli artigiani che ce la comprano, ma grandi aziende che comunque nel suo segmento ci permette di fare tante cose. Tutti quei piccoli pezzi che grandi macchine non le puoi impiegare per fare, ora si illuminerà il laser, ecco che taglia. Quindi do una piccola spina. In questo caso una soluzione del pannello che mi ricorda lo zero, poi posso regolare sia le lame in altezza che in vicinanza, perché le lame hanno una raggiatura e io posso scegliere più o meno che tipo di raggio darli e quanto alzarlo e abbassarlo. Se vedo per esempio che mi lascia l'attacca sul pannello, lo alzo. Se vedo che la raggiatura è un po' diritta, lo avvicino o lo allontano. Tutto molto intuitivo, con funzioni qua, sbloccando le ghiere e regolando, e così facendo con quest'altra. Insomma, quella è una questione di manualità e sedata. Macchina semi-manuale. Esperienza.